destro. Che gol! Golotto, che gol! Con destro! Mamma mia! Che gol! Fine primo tempo in questa settima giornata Soccer Cup girone B. Siamo qui con Criscuolo del PM in vantaggio 2-1 contro un secondo, un attimo un lapsus, sarà il freddo, contro il Real San Lorenzo. Criscuolo, buon match il vostro, forse siete un po' confusionari, siamo un po' confusionari, non riusciamo a tenere bene posizione, comunque possiamo vincere perché comunque non è il portiere, basta che tiriamo, basta la palla scivola, le condizioni del campo non sono le migliori, però si gioca. Speriamo bene. In bocca al lupo. È l'unico che gioco pallone. Cognome? Ciminiello. Ciminiello, buon primo tempo il vostro. Nella parte finale, gli ultimi 10 minuti, avete giocato palla a terra. Siete stati molto insidiosi, però loro hanno cominciato bene. Due gol lampo e si è andati un po' in difficoltà. Diciamo che abbiamo preso due gol su due errori nostri difensivi. Ma che stiamo giocando meglio noi che loro. Quindi una partita che voi potete portare, tre punti che potete portare a casa come nel secondo certamente. Come? Abbiamo aspetta, a tirare. Voglio fare una cosa a combo. No, ma te la giocavo a te. Come possiamo portare a casa questi tre punti? Dobbiamo tirare di più. Va bene, rapido, Ciminiello, grazie mille. In bocca al lupo. Siamo partita a PM contro Real San Lorenzo, partita terminata 6-2 a favore dei PM. Siamo qui con il mio ricapo, partita da Ciminiello. Quando ha giocato benissimo anche senza portiere, siete rimasti sul 2-2 fino a 5 minuti alla fine, avete preso 4 gol in controlite. Il problema è sempre il portiere, perché non avevamo il portiere e quindi ogni tiro poteva essere pericoloso, infatti così si è verificato. In attacco siamo stati sfortunati anche perché abbiamo colpito il palo, sul 2-2 poteva cambiare la partita quel gol. Comunque avete giocato davvero bene, un'ottima squadra, gioca bene a calcio palla a terra quando vuole, poi un po' più di nervosismo quando avete preso il gol, vi ha diciamo stroncati la strada verso la rimonta. Dobbiamo migliorare lì? Sì, Ciminiello, fa una dedica a qualcuno. Ah, bene, saluto al mio amico Gino. Va benissimo, grazie a Ciminiello. Grazie Ciminiello. Ferrentino, migliore sì. In campo, partita diciamo un po' alti e bassi, primo tempo, prima parte buona, poi avete lasciato campo e avete rischiato anche di andare sotto seriamente. Diciamo che sì, fortunatamente alla fine abbiamo vinto, diciamo che siamo abituati a giocare con i cambi, quindi probabilmente l'uomo in più fuori è stato sulla fatica e quindi per questo abbiamo fatto un po' di fatica, loro correvano molto, quindi ci hanno messo pressione. Eravamo bravi sul piano dell'intensità, ci hanno messo in difficoltà, avevamo delle assenze importanti, Lombardi, Peluso, ma soprattutto Carpino che come sapete fa la differenza, quindi anche senza di lui siamo riusciti a vincere questa partita. Comunque questo PM che solo nel finale è riuscito a battere, una squadra che comunque senza portiere è poco per questa sera. Abbiamo tirato poco in porta, costruiamo molto ma arrivavamo stanchi sotto porta e non tiravo. Va bene Fabio, fai una dedica a qualcuno? Ma ai miei amici Raffaele, Valerio, Salvatore e il gol lo dedico a Mariano Menichini, a cui mando un bacio, la mia ragazza è X Factor, forza Risa. Ciao ragazzi.